Sussine, Sussine, bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui di nuovo con Ceci per l'ultima volta. Basta. Mai. Nel senso, per l'ultima. Nel senso. No. È l'ultimo video che giriamo insieme questa mattina. Poi la prossima volta ne giriamo altri. Allora, oggi siamo qui per un video che vi piace tanto. Gli shopping da Primark, da Tiger, che è uno shopping un po' vario. Non ha un senso logico, No. non ha un senso di collezione a caso, proprio a caso. Cominciamo con la prima cosa. C'era per la prima volta un angolino con tutte le cose, con tipo l'angolo delle offerte, si chiamavano, cose del genere, con tutte le cose a solo 1 euro. Allora, noi l'abbiamo preso, visto che, puoi anche tenerlo, visto che lo volevo prendere da tanto, ma mi ricordo. Se veniva 3 euro o 4, non c'avevo voglia di mollarceli. Quindi l'ha messo delle offerte da 1 euro, gliele prendo così quando poi si fa il bagnetto ci gioca. Ed ecco qua, 4 bellissimi ippopotami. Falli vedere, non devi guardarli tu. Li avete visti tutti questi qua da Tiger, ci sono da una vita. La famiglia Hippo Hippo, ragazzi, guardate che carino. Poi per rimanere in tema, quindi possiamo seguire una linea tutta nostra. Bravissima, sempre il tema quando farà il Bagno. bagnetto. Guardate che carine queste tre marchette. C'erano anche per femmine, vero? Perché c'erano di colori diversi. Gialla e rosa. C'era rosa, che quelli ovviamente erano colori più belli, ma noi no, abbiamo il maschio. Quindi... Guardate, e queste le abbiamo pagate 2 euro. perché abbiamo perso lo scontrino. Quindi Esatto. andiamo in tutto. Beh, No, andiamoci a dai, circunnavigare il sacchetto. stai. Gli Poi, sempre per i baby, abbiamo preso. Brava, era giusto. Questo bellissimo palloncino con leone. Ma guardate che carino! Visto che ci piace tanto il Re Leone, abbiamo preso anche le cose con leone. Guardate che bello, guardate che bello. Questo qua abbiamo pagato 3 euro. Sarà enorme, io lo voglio mettere tipo lì per decorargli un po', siccome dormirà con noi. Io voglio per decorargli un po' tipo la stanza baby, gliela metto qua. Però sarà in stanza con noi. Sempre per lui, non so perché, ragazzi, alla fine abbiamo preso solo cose per lui. Sì. C'è qualcosa anche per noi. Vai, la zia Ceci gli ha preso questo bellissimo. Bicchiere col teccuccio con il lama, perché sputa tanto. Perché ci piacciono tanti lama. E Cecilia sostiene che al primo lavaggio andrà via il disegno, però lo trovo così carino. Questo l'abbiamo pagato sempre 2 euro. Sì, 6 mesi più. Grazie, lo sapevamo anche noi, perché qua il bambino il latte non ce lo beve, ci berrà solo l'acqua e i succhi di frutta, quindi per forza 6 mesi. Comunque. Carino. Anche il bambino, capite, già ancora deve nascere, ha già cose di Tiger, è incredibile. Sarà un'ossessione. Poi lo scontrino. Allora, per ora cosa abbiamo fatto vedere? Perché scrivono sempre in arabo? Qual è il tuo scontrino? Avevamo preso anche delle gallette di cioccolato, sai, quelle di riso ricoperte di cioccolato, ma non hanno fatto in tempo. Nel senso, non sono durate fino al video. Poi, in tema saggi, ve l'hai visto? C'è un gatto. Io non lo vedo tanto. Abbiamo preso, vedi questo? Quello che Per 1 euro 2 pezzi, questi qua, che sono le girelle, che sono caramelle, quando io ero piccina andavano tanto quelle arcobaleno. Le uniche che ho trovato adesso sono queste qua, rose e azzurre da Tiger. Se vuoi assaggiare, No. le assaggiamo a fine video. Ma cosa? In teoria c'è scritto che sanno di cotton candy. Ah, e queste invece di bubble gum, sono due cose diverse. Poi, sempre per noi, abbiamo preso questo bellissimo gioco di città da aggiungere alla nostra collezione di dama. Sai che è scritto gli scacchi? Sì, perché in realtà è scacchi. Cioè, darmi solo il pezzettino di carta. Ci provo, vai, ti vedi che non viene.
In realtà è scacchi, nel senso che sulle pedine ci sono disegnati i personaggi dello scacchi. Però volendo voi potete usare i bianchi e i rossi per giocare a dama, quindi in realtà... Poi dice che sono io che li perdo. In realtà sono due giochi in uno, cioè sia dama che scacchi. E questo l'abbiamo pagato 4 euro, giusto? Sì. 4 euro, ma noi abbiamo... ci piace collezionare... collezionare i giochi da tavola, soprattutto piccolini, che li possiamo portare in vacanza. Poi altre... Cioè, mi sembrava un rotolo di carta igienica. Abbiamo preso le pile, che non frega niente a nessuno. Le viola. Non so quante costano. Poi ho preso l'hand gel all'aloe. Li hai visti? No, io non mi do niente. Perché siccome sto disinfettando qua tutto, anche le mani, e quindi ho preso sto coso che costa 1 euro ed è all'aloe, quindi fa anche bene. Poi, per la serie, qui si sono sparse le pile, abbiamo preso, questo è sempre per il baby, guardate che carino, allora era qua dentro, ok, però vabbè. Per 1 euro, mi sembra, abbiamo preso questo bellissimo fiocco, ovviamente azzurro. Allora, lui il fiocco nascita ce lo avrà, è un altro, io l'ho preso da internet. Questo qua pensavo di mettere tipo sulla culla come decorazione. Che dici? Vabbè, insomma, mi piace perché è l'unica cosa che ho trovato azzurra, quindi maschile, ma con i glitter. E poi per 1 euro. Oh no, Grace. E quindi credo che o gliela attacco sempre lì per fargli l'angolino cameretto, gliela attacchiamo la culla, oppure metteremo il fiocco vero giù nel portone, questo qua attaccato alla porta, così si capisce che è il bambino. Perché ogni volta mettono il fiocco giù e c'è scritto è nato Pinco Pallo. A chi? Ci sono 30 interni, a chi? Allora tu fuori dalla porta di casa metti questo, così quando passa, ah, questi qua che è nato il figlio. Eh sì, perché tanto per 9 mesi precedenti tu non li hai mai visti, ti condomini. Ma guarda che io un sacco di vicini non so ancora che cazzo ci abbia. Non so ancora. Poi vabbè, qua sono 10 fratelli e come succede qualcosa a qualcuno lo sanno tutti. Cioè la prima volta me ne sono accorta, sono uscita un giorno e c'era l'angolino dei cummari qua sotto, che sono una serie di vecchietti, sì, che no, stanno qua sotto soliti, e chiacchierano. Tutto il giorno, ma sono... Cioè, sì, della gente che si conosce in comune, quindi i condomini. Sono uscita, si cominciava a vedere la panza da gravidanza. Si fermano tutti, si girano verso di me così. Voi immaginate 4 persone che si girano così verso di me. E ti fissi, mentre io andavo alla macchina, mi fissavo. 4 vecchietti inquietanti, cioè. Molto, gli hanno fatto delle battute che secondo me non sono comunque. E quindi lì ho capito che si era girata la voce del... La cretina del primo piano incinta. E niente, non vedo l'ora che nasca per dare fastidio a questi vicini bastardi. Ieri l'ho vista. Ah, sono incinta da 7 mesi. Questa qua l'ho vista ieri. La mia vicina attaccata l'ho vista ieri. L'ho vista ieri che parlava con gli altri cumari. Con gli altri cumari, allora lo sa anche lei. Sì. Vabbè, detto ciò, volevo assaggiare in diretta con voi. La mia gamba è tutta un glitter. Allora... Volevo far assaggiare con voi questi due cosi. Quale vuoi assaggiare? Quello lì. Questo è al bubblegum, ormai l'hai scelto. Perché io volevo quello rosa. Lo sappiamo che lo volevi rosa. Allora, è molto molla la situazione. Secondo me è perché c'è caldo. Pensavo fosse più dura. Comunque. Cos'è il chewing? No, caramella. Non prendeteli! Fanno veramente schifo. Di che sa? Non lo voglio sapere. Sai, sembra no. Cartone frizzante. Ah sì, beh, no, il mio aveva un tipo di bubble, come si chiamavano? Bubble. Ma l'hai mosso? Sì. No, quello no, non sto facendo male.
Guarda che lo vedo al video. Allora, quello azzurro sa di Big Bubble e va bene, però è troppo frizzantino. Quello rosa fa proprio schifo, sa di cartone frizzante, non ha un gusto. C'è il palato raffinato. Comunque, visto che abbiamo finito il video e quindi ci vediamo al prossimo video, ricordatevi di seguirci sui social. E basta.